Colgo l'occasione per passare la parola alla consigliera regionale che si occupa appunto di sanità, che è in commissione sanità, che ci sta supportando, Stefania Bazzella. Grazie. Grazie a tutti, buongiorno. È una grande emozione per me essere qua. Io sono qua in veste di cittadina e sono qua in veste di professionista, perché sono oltre 15 anni che lavoro in quell'ospedale e ho dedicato questi anni con grande passione, con grande cuore, ho dedicato questi anni all'assistenza, alle donne, io dico le mie donne e i miei bambini, e sinceramente sono molto arrabbiata. E mi sono battuta e insieme ai miei colleghi continueremo a batterci, a battere i pugni dentro quella commissione e quel consiglio. Io vorrei rimandare al mittente, alla giunta Chiamparino, all'assessore alla sanità, che quando ho detto l'ospedale di Susa non deve essere declassato, il punto nascita è un diritto, deve rimanere aperto, ma deve essere potenziato, perché là dentro ci sono tutti i colleghi che lavorano, che sono demotivati, perché stanno lì fermi ad aspettare, a sperare che arrivino le donne per partorire, perché le donne vengono dirottate all'ospedale di Rivoli, perché le donne vengono dirottate verso altri ospedali, perché dicono che qui non si lavora in sicurezza. Ebbene signori, non è così, perché noi siamo tutti dei professionisti. Lavoriamo con umanità, con passione e con professionalità, e questo ci deve essere riconosciuto. Il popolo valsusino, le donne valsusine non sono donne di seconda categoria, perché non esistono cittadini di serie A e di serie B. Siamo tutti uguali. L'articolo 32 della Costituzione italiana dice che tutti i cittadini hanno diritto alla salute, e l'articolo 3 sempre della Costituzione dice che c'è il principio di uguaglianza, siamo tutti uguali, abbiamo diritto tutti di essere assistiti, di essere curati. Io dico giù le mani dalla nostra valle, giù le mani del nostro ospedale e giù le mani dalle donne e dei bambini. Grazie. Perché se una donna mentre partorirà avrà dei problemi, o un bambino non riuscirà a nascere, o un infartuato non verrà soccorso, quei signori lì sono tutti dei criminali, perché sono la causa di quello che avverrà. Sono dei criminali e noi ci dobbiamo ribellare, dobbiamo denunciare queste persone. Io ho chiesto personalmente le dimissioni dei vertici aziendali dell'Asto 3, perché sono coloro che hanno scelto consapevolmente di chiudere questo reparto e di declassare questo ospedale. Ci hanno sempre rilasciato delle dichiarazioni di circostanza, ci hanno sempre fatto delle promesse e non sono mai state mantenute. Io stessa a settembre ho parlato col direttore generale e ho detto: direttore, io vengo qua in veste di cittadina, vengo qua in veste di professionista, le chiedo con il cuore in mano, faccia qualcosa per questo ospedale, mi dimostri almeno la buona volontà, un cenno che questo reparto, che questo ospedale lavorerà, che possa essere potenziato, perché sono stati spesi 8 milioni di euro per l'ala nuova. E in occasione dei giochi olimpici questo ospedale, come vedete, è stato tutto ristrutturato e sono stati spesi altri soldi, e quei soldi sono soldi sottratti dai cittadini, e i cittadini non devono pagarne le conseguenze. I cittadini sono vittime di una politica fallita, di una cattiva gestione della politica. La regione Piemonte negli ultimi anni ha speso molto più di quello che ha incassato, e se questi signori avessero gestito al meglio le risorse, noi non ci troveremmo in questa situazione. Quindi, e concludo e lascio spazio agli altri, aumenteranno le tasse, aumenterà il bollo dell'auto, ci saranno i tagli alla sanità, declassamento di ospedali, quindi non solo chiusura del punto nascite, ma ci sarà, c'è stato, perché c'è la delibera di giunta regionale numero 600 approvata
qualche giorno fa, tra l'altro senza essersi confrontati con gli amministratori locali e con i cittadini, i quali meglio di chiunque altro conoscono il proprio territorio. Quindi declassamento del pronto soccorso e anche di tutti gli altri servizi. E questo non si ripercuote solo sull'ospedale di Susa, ma su tutti gli ospedali del territorio della regione Piemonte. Quindi tutti uniti diciamo no, giù le mani dalla nostra valle, giù le mani dal nostro ospedale. Grazie a tutti, buona giornata. Senza paura, senza paura.